È una delle priorità del mercato giallorosso che verrà, un uomo di classe e temperamento in grado di illuminare una manovra troppo spesso sterile ed abulica. Sono diverse le opzioni che Cristian Argurio sta valutando per il ruolo di nuovo regista di centrocampo del Messina. Al nome del salernitano Perrulli, che piace molto anche al Benevento, nelle ultime ore si è aggiunto quello del brasiliano Felipe Gomes Ribeiro, il cui cartellino è di proprietà del Perugia, che da tempo ha espresso l'intenzione di privarsene perché non rientrante nei piani del tecnico umbro Bisoli. Felipe, 28 anni, da un triennio nell'orbita del Grifone, con cui 2 anni fa ha conquistato la promozione in B, lo scorso campionato ha collezionato 20 presenze a Lecce, in passato un biennio in B a Varese e un'altra esperienza in C a Como. 4 gettoni anche in Serie A all'inizio della sua avventura italiana con la maglia della Roma. Calciatore di grande qualità, idee e piedi buoni, Felipe risponde perfettamente all'identikit del calciatore che il Messina vuole tesserare nel reparto nevralgico nella sessione invernale del calciomercato. Cristian Argurio aveva già effettuato un sondaggio a inizio settembre in sede di allestimento della Rosa. Allora, anche in virtù del pochissimo tempo a disposizione, non si crearono le condizioni per la fumata bianca. Oggi la strada sembra più in discesa, il Perugia appare disposto alla rescissione del contratto con una significativa buonuscita per il calciatore che compenserebbe un ingaggio di per sé non particolarmente attrattivo offerto dal club peloritano che non ha alcuna intenzione di strafare dal punto di vista finanziario. Buoni affari a prezzi modici è la parola d'ordine in casa Messina alla vigilia del via alle contrattazioni, esattamente come 4 mesi fa.